sono arrivato a qui, anche se, cioè, io non mi trovavo in una taglia. Quindi voi starete chiedendo, come ho fatto ad arrivare qui? Beh, diciamo che non mi funzionava il programma per registrare, mi sono andato un po' all'avventura, sono arrivato qui, ho perso tutto, però niente. Mo sto cercando un posto dove andare, quindi niente. Andiamo un po' di là. Vediamo se qua succede qualcosa. Certo, sento il rumore. Andiamo a vedere. Che cosa? Che è successo? È esploso tutto. Non so se ci sono feriti o... C'è qualche ferito? Lo scheletro pazzo che è uscito fuori dal mondo è qui per aiutarvi. Buongiorno. È lei che ha fatto... non lo so, mi ero perso nella foresta e poi ho sentito l'esplosione. Non è bene investigare la regione ignota. Perché sei qui? Ma mi scusi, lei chi è? Mi sembra di averla già vista da qualche parte. Come? Lotto Mille, non ti ricordi di me? Sì, io sono Lotto Mille, ma... Aspetti. Voi siete lo scienziato? Sì, sì, bravo. 207. È passato un po' di tempo. Che mi tenete di un letto caldo per dormire. Infatti. Che sei tu qui nel letto degli ospiti. Ovvio. Comunque, ti darò un po' di magnetto dall'ultima volta. Ma è passato giusto un pochino dall'ultima volta che ci siamo viste. Beh, che dire. Follettini e follettini. Basta con queste citazioni. Perché sei venuto qui? Non lo so, allora io ero nel mio mondo con... Ti ricordi, no, che dovevamo andare a cercare quel mio amico? Diciamo che sono successe varie cose, l'ho ritrovato dopo anni, e però poi ci siamo persi. Non venire. Ma che ti devo fare un test, un piccolissimo test. Dica. Scendi? Sono sceso. Vediamo a te freccia che effetto farà. Non sono sicuro. È una freccia. Tu hai sentito parlare di un fenomeno chiamato Comma Block? Sì, ho sentito parlare e mi sembra che anche io averne avvistato una volta, ma non ne sono sicuro. Sì, è un fenomeno molto raro e che consiste in questo blocco ultrapotente che può essere creato solo da alcuni scienziati. Che è stato creato solo da alcuni potenti scienziati. Sì, la conosco, la dicevo. Può potenziare le capacità fisiche di qualcuno, fisiche e psichiche. La conosco la leggenda, ma non ne sono sicuro che esista veramente. Bene, allora, quanti tipi di common block ci sono secondo te? Secondo la leggenda ce ne sono tre, però potrebbero succedere di più. Ecco, bravo. Allora, vediamo a te questa freccia che effetto farà. È una freccia di Weaver. Non sono sicuro di come potresti reagire. Se tu sei un soggetto idoneo, la freccia ti darà del genere rischio. Altrimenti, si capisce. Non mi ha fatto niente. Ti sei fatto male? No. Proviamo di nuovo. Mi sono curato. Mi ha dato Regeneration. Bene. Da quanto tempo? Bene, allora devi sapere che fu come era il gemmo. Noi abbiamo tre grandi combo block. Il combo block di bronzo, il combo block di smeraldo e il combo block oscuro. Sì. O il combo block perduto. Due di questi possono essere ricreati facilmente in due laboratori, come... Beh, allora, qui tu vedrai delle cose.
Beh, diciamo che la maggior parte delle volte i quadri nascono un segreto. Sotto casa è ritenibile entità arcaica, ovviamente. Ah, comunque. Bei tempi la stagione 1, eh. Io. Ogni avrei intenzione di fare con te. Ci sai? Di andare con te a scegliere un posto per ricominciare, perché questo è ormai corrotto nel command block. E non vorrei che la corruzione si stanovesse. Questa piccola cassetta potrebbe non rivelarsi se sicura. Beh, non so se è semplicemente di Madrid oppure il comando è uscito su di te. Comunque dovremmo andare a trovare un nuovo posto per stabilirci. Non lo so, prima era un tipo, poi sono diventato un gatto con un cappello e poi sono diventato uno scheletro. Non lo so, veramente. Potrebbe essere che forse il command block mi abbia attivato qualcosa nell'interno che mi abbia fatto variare. Sì, sei sicuro di non esserti cambiato PIN? No, non mi sembra. Vabbè. Potrebbe essere il command block che ha influito sulla mia essenza. O forse sono io che mentre dormivo mentre giocavo a Minecraft. Vabbè, in ogni caso ti ho migliorato di molto. Etico. Dai, dobbiamo abbandonare tutto questo. Io ho trovato alcuni segni di corruzione che procedevano per di qua. Dov'è? Qui, questo dovremmo incontrare dei tumuli. Sì, ma calmati, dove sei? Se non ha fuoco. Ciao. Me ne ero accorto, caro. C'è l'acqua là. No, non ho bisogno. Comunque, adesso questi tumuli e questa scia di terra del nulla, secondo me ci indirizzeranno il comando. Sai cosa sto facendo? Sto facendo ciò che farebbe una brava persona. Ciò che farebbe Paperino!
che la situazione è degenerata in fretta. Ok, scusami, cambio schema. Ok, eccomi tornato. Vabbè, che ho cambiato schema. Che vogliamo fare? Dove dobbiamo andare? Dobbiamo. Sì, sì, come lo dico? Sì, dobbiamo andare anche qui. Quindi presumo che dovremmo seguire la scia, giusto? Sì, penso, non lo so se tu ci sono scienziato qui. Lorino? Scienziato sì. Allora, ci sarebbe una comunità di scienziati che vive giusto qualche migliaia di chilometri in posto di là. Vabbè dai, di poco, lontano, sono poco lontani. Insomma, sono del quartiere. Sì, che mi capisci. Ma tu di solito come ci vai, in macchina? No, solitamente ci vado con il trasporto del mio laboratorio. Come il progettore del mio lavoro sarebbe un arrestato granché. Ma nel tuo laboratorio l'ultima volta che ci sono andato c'erano tipo degli ascensori e tante altre cose. Che finalmente. Sì, ma mi sono trasferito. Perché quello lì era un po' troppo piccolo. Io continuerei a chiudere questi tubi. Se puoi fare un taglio. Dove sei? Andiamo a seguire dopo. Una bravissima persona. Sì, che potremmo andare tutta la notte. Non ne sono tanto sicuro. Beh, con qualche focarella dovrebbe essere abbastanza accogliente. Sì, dai, penso di sì. Eviti di andare al gettarti al fuoco, sai com'è. Va bene, allora questo video è fatto cagare. Andiamo, iniziamo una nuova video. Ok, questo video è finito. Sì. Yeah.